Il direttore generale della ULSS Nova Scaligera, Pietro Girardi, ha portato i saluti dell'azienda al Cattolica Center di Verona, che ha ospitato l'evento Dalla fragilità alla rinascita, la solidarietà che rigenera, organizzato dall'Ordine Assistenti Sociali del Veneto nell'ambito del Festival della Dottrina Sociale. Al centro le complesse sfide etiche e deontologiche nei contesti sociali odierni e i migliori approcci di empowerment personale sulla base di esperienze positive, progetti e storie di vita. Nel corso del suo intervento, Girardi ha ringraziato i promotori dell'evento, che pone i riflettori, ha detto il direttore, sull'attività degli assistenti sociali sul territorio. E Girardi ne ha sottolineato l'importanza del ruolo nell'aiutare le persone con fragilità e le famiglie in difficoltà. Questa è un'occasione speciale per l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto perché abbiamo l'occasione di entrare in un contesto così importante, il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che bene si sposa con molti elementi valoriali del servizio sociale, indipendentemente dalla fede religiosa, ma proprio come stimolo etico nel nostro lavoro. E è un contesto particolare in cui come Ordine abbiamo pensato di ragionare sulle fragilità delle persone, perché tanti sono i numeri e le situazioni che portano a dire che i contesti sociali sono pregni di fragilità varie, non solo gli elementi di povertà economica, ma anche fragilità relazionali, anche nelle famiglie e nei nostri contesti sociali. Molto bello che si sia pensato a questo evento e soprattutto di mettere a tema il rapporto fra fragilità e generatività. Di per sé la fragilità è una condizione umana che ci riguarda tutti. Il bambino quando nasce è fragilissimo ed è pieno di potenzialità. L'anziano quando è molto vicino alla fine della vita è molto fragile e conserva tutta la forza di una vita che consegna alle nuove generazioni. Il problema è come capire quanto la generatività sociale può dare coinvolgendo le persone, soprattutto nell'area del welfare, in modo che ci sia un concorso sostanziale di risultato necessario per le soluzioni, per l'aiuto che aiuta veramente e anche per la sostenibilità del nostro sistema di welfare. Il tema scelto è quello della debolezza. Siamo in un'epoca in cui percepiamo vulnerabilità, percepiamo debolezza, percepiamo insicurezza e rischiamo di non accorgerci che questa però potrebbe essere la nostra potenzialità. Siamo deboli, siamo vulnerabili, ma dentro questa debolezza, questa caduta di onnipotenza, possiamo scoprire realmente la nostra forza. L'assistente sociale della disabilità o dei disabili è una figura centrale, sia nei confronti dei disabili, cioè è il sociale rivolto verso di lui, attraverso un assistente, i suoi collaboratori. Ovviamente lui sperimenta chi è lui per la società. In secondo luogo, l'assistente ha un compito anche di tenere desta presso le autorità l'attenzione verso quella disabilità che ha bisogno anche di un sostegno economico adeguato. Certo, si potrà obiettare che i soldi sono pochi, ma quanti se ne sperperano? Forse se queste occasioni fossero tali da avvertire tutti i possibili sperperi, fiumi carsici che esistono dappertutto, per recuperarli e indirizzarli sulla disabilità, credo che questo sarebbe anche un grande vantaggio per la stessa amministrazione e comunale, e provinciale e regionale, quanto sarebbe valido invece soprattutto per l'Italia e il suo governo, dell'attenzione verso quei disabili che sono i cittadini privilegiati o da privilegiare nella nostra società.